Buongiorno a tutti amici di OSS Danza, oggi andremo a vedere quali sono gli indumenti adatti per ballare. Allora, innanzitutto dobbiamo preoccuparci dei pantaloni, perché quando un uomo ha dei pantaloni che non, tipo jeans aderenti che non permettono il movimento corretto delle gambe, siamo già fregati. Quindi pantaloni eleganti, neri, da uomo e pantaloni leggermente più larghi da donna, oppure una gonna, ma diciamo inizialmente non è obbligatoria la gonna, molti pensano che per ballare ci vuole la gonna. Anche un paio di pantaloni larghi fa la sua bella figura e fa vedere anche in modo migliore il movimento delle gambe. Magliette aderenti che devono ricalcare le forme del corpo per vedere il modo in cui è impostato il corpo. Se mi venite con il classico golfone di lana 20 da Polo Nord, non si riesce a capire nemmeno se siete seduti o in piedi, quindi è difficile capire come impostate il corpo. E lo stesso vale per la donna, quindi due magliette aderenti di quelle tecniche, il tessuto anche che riesce a tenere il sudore, perché quando si balla si suda, non è il classico ballo del mattone che si può fare anche col piumino. Ballare è un'attività sportiva, quindi si suda e ci vuole la maglietta adatta per ballare. E poi, per quanto riguarda le calzature, inizialmente magari comprare una scarpa da ballo apposita è una spesa che non si fa volentieri, quindi può anche andare bene una scarpa magari col tacco da donna e una scarpa diciamo di quelle eleganti da uomo, sempre stando attenti al fatto che non ci sia i bordi a sparti traffico, in modo che quando magari si sbaglia un passo non si distrugge i piedi alla donna. Poi però ovviamente sarebbe sempre meglio andare subito su un paio di scarpe da ballo, perché le scarpe da ballo sotto non hanno il cuoio, hanno uno strato di bufalo che praticamente rende la scarpa più flessibile e soprattutto vi fa sentire come muovete il piede, cioè il piede dentro lo dovete sentire. Allora io capisco se metto il tacco, se metto la punta, cosa succede. E se io prendo la scarpone di Cesare Paciotti che ha la suola, diciamo, di cemento armato, non riuscite nemmeno a capire come si muove il piede, diventa un blocco di cemento unico e potete soltanto trebbiare le ginocchia alle ballerine. Quindi una scarpa di bufalo effettivamente dà molta più sensibilità al piede e vi aiuta anche a sviluppare quelle che sono le qualità propriocettive che vi servono per poi ballare in futuro. Quindi una scarpettina da ballo di bufalo si può trovare anche a prezzi più contenuti, è l'ideale. E per la donna uguale, ci sono le scarpe da ballo sempre con il tacco, più alto o più basso a seconda del vostro partner, però anche lì rigorosamente in bufalo, perché se è necessario non soltanto per un discorso estetico, ma proprio per un discorso di sviluppare determinate abilità e sensazioni, ok? Quindi queste sono, diciamo, le cose principali. Mi raccomando però, tutte queste indicazioni per essere precisi durante il proprio ballo, essere vestiti nel modo adeguato, non devono essere fraintese con il classico luogo comune che nel ballo bisogna essere vestiti eleganti. Cioè, il ballo è uno sport che può essere praticato anche in tuta, una tuta nera va benissimo, una maglietta sportiva di quelle che si usano per la palestra va benissimo, non esiste l'abbigliamento da ballo, la gonnellona come nel 1600, il ballo è andato avanti, ammesso che non facciate competizioni, allora è richiesto un abbigliamento specifico, se no queste cose non servono assolutamente.